Drop it. Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Giochi No Sense. Siamo qui perché intanto che sperimentiamo la nuova attrezzatura come il microfono nascosto, e questo non è un pigiama ma è una maglietta che ho comprato perché era bella da vedersi, e nonché anche il nuovo faretto che abbiamo acquistato che avete visto nei precedenti giorni sulla Computer Museo, siamo qui per recensire un nuovo videogioco. Un videogioco della Microforum, nota marca per giochi praticamente creati a budget zero. Infatti i loro CD venivano venduti dai 4,99 ai 9,99 per differenza di giochi. E quest'oggi siamo qui a vedere Gordy 2 nel mondo della matematica. È un videogioco del 2001, quindi abbastanza antiquato riguardante i sistemi operativi. E oltre questo, la grafica devo dire che è molto nettamente migliore di altri videogiochi che abbiamo visto sempre da Microforum, e noi ne abbiamo recensiti veramente tanti. Ma quest'oggi Gordo, come si chiama codesta cosa, è praticamente un gioco per bambini educativo. Infatti ci stiamo praticamente prendendo solo, stiamo praticamente insultando solo videogiochi per bambini, tra parentesi però dettagli, e anche perché anche questo videogioco ci è stato donato da Cosmo Mattia 75 Vista, quindi direi di iniziare con il nostro video. Il videogioco parte con questa introduzione fatta probabilmente in altissima definizione, anche se il video è in 320x240, dove ci spiega l'inizio di questa codesta storia. Che strano, non vedo nessuno là fuori. Sì, sono io. Sono tornato. Avevi pensato che saresti riuscito a liberarti di me? Un piccolo smidollato come te? Venite ragazzi, seguitemi. Oh no, Spider è tornato per distruggere il mio computer. Distruggerà tutti i miei giochi e saboterà tutti i programmi. Dobbiamo fermarlo. Ehi tu a casa! È un bene che tu sia qui. Ho veramente bisogno del tuo aiuto. Tu sei Commando Alpha, l'eroe. Ho bisogno che tu venga con me per liberarci del Re Spider e dei suoi virus maligni. Entriamo nel computer e affrontiamo questa grande sfida. È un bene che tu sia qui, Commando Alpha. La situazione è veramente brutta. I bit del computer non possono tornare a casa perché questi mostruosi virus sbarrano loro il cammino. Hanno bisogno del tuo aiuto. Clicca su una delle opzioni. Quindi, dopo questa breve introduzione, capiamo, dopo tutto ciò, che in pratica Gordo gli hanno attaccato il computer. E evidentemente Avast non esisteva ancora ai tempi e quindi di conseguenza ci siamo beccati i virus all'interno del nostro computer. Il videogioco di per sé ora si divide in tre livelli. Primo livello, secondo e terzo livello. Ovviamente, graduando di altezza, ovviamente avremo anche una gradazione maggiore di difficoltà. Infatti partiremo da 2 cifre, 3 cifre a 4 cifre. E di per sé il gioco è buggato, però vi spiegherò più avanti cosa è di preciso buggato. Ci stanno attaccando! L'interfaccia grafica è molto semplice per tutti i tre livelli, sarà solo cambiata la differenza di livello di difficoltà delle 4 cifre da comporre, o 3 cifre o 2 cifre, e questa è un secondo la grafica. Vi lascio un secondo al gioco per farvi capire al meglio com'è. I virus ci stanno attaccando! Per schiacciarli dobbiamo raccogliere energia collezionando le monete energetiche per continuare la nostra avventura. Puoi sparare a tutti i virus usando la freccia in su sulla tastiera. Questo attiverà il bottone rosso nel pannello. Naturalmente puoi usare anche il mouse per spostarti da un canale ad un altro
Usa le frecce destra e sinistra sulla tua tastiera. Acquisterai una moneta energetica per ogni virus ucciso. Se vi state chiedendo se ci sono altri giochi, oltre a questo, bene, non ci sono. Cioè, in pratica c'è solo questo, dobbiamo sconfiggere sempre di più i nostri virus fino a che arriveremo al livello boss. Cioè, praticamente arriveremo all'ultimo livello. Purtroppo non sono mai riuscito ad arrivare, anche perché in pratica ho avuto una crisi isterica, perché dopo neanche 5 minuti che ci si gioca è facile sbagliare, perché voi pensate che, appunto, come spiegherò poi più avanti, più nello descrittivo nel video, le palline che noi raccogliamo devono avere un valore pari ad esempio l'ultima cifra destra, all'ultima cifra centrale o all'ultima cifra iniziale. E questo è un problema, perché se noi dobbiamo ad esempio raggruppare più di 100 100 di valore, non potremo prendere 100 palline da 1, ma bensì dobbiamo andare a comporre 10 per le prime due cifre, e poi per ultimo dovremo invece andare a raggruppare, prendere le palline per comporre il 100, che cioè in questo caso sarebbero 0. Cioè l'utilità è pari a 0 in questo caso, e quindi si collegano i due zeri. A parte tutto ciò, il videogioco è veramente una cosa assurda. Non sono appunto riuscito ad arrivare al livello finale, e per questo sono riuscito a capire come craccare il gioco e a vedere il risultato finale. Via! Abbiamo sconfitto tutti i virus e il loro re maligno. Il mio computer è salvo ed è tutto merito tuo. Ebbene, questo era Gordo 2 nel mondo della matematica. Spero che il video vi sia piaciuto. E niente, ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Sempre se non impazziamo prima. Alla prossima!